quel mancato, quella mancata aggressione di Nikita che ne aveva fatto ripartire Tama praticamente 3 contro 3. E qui c'è la solita palla di Bastoni, splendida per Rosa, che sempre in posizione buona. Tira Gaglia! Gagliardini! Mamma mia, Roberto! D'oro per l'Inter per sbloccare. Sì, ma come colpisce? Ma perché non è vicino? Il gol 0-0. Ma come piace così? Lo spazio a Roma non sempre riesce a dare profondità, quindi a ricevere la palla oltre la linea difensiva avversaria. Vasquez esagera quei dribbling, ma riesce ad avere la meglio di tre avversari. Poi pallone imbucato dentro con Juric che prova a calciare! Ma che gol incredibile! Ma ancora fatto! Ha segnato il Parma! Ma che fai? Onana non poteva arrivarci, Parma in vantaggio a San Siro. Sempre molto bene a difendere la porta di Buffon con i tempi giusti e a togliere tempo e spazio alla prima. Aslani dentro per Diego, pallone retto. Tira! Cazzo! Miracolo del Signore! Miracolo! Bravo, bravo! Sul tiro di Lautaro che era partito centrale e che è stato deviato poi verso l'incrocio di Bari, altro recupero dell'Inter, Aslani per Lautaro Martinez, il controllo felice, se la vuole andare a riprendere, se la riprende, entra in area di rigore con l'esterno grosso, ma porca troia, Buffon dannato, mamma mia, tempo di Dzeko che pensava di aver tolto il tempo a Buffon, era valutata per uno, sì. Che palla di Gagliardini, che scala il pallone, Slani fa una sbagliata per Di Marco, altro aggancio pazzesco di Di Marco, altro cross, Buffon con i pugni, arriva a Cervi! Incredibile, incredibile, incredibile Cervi! L'ha fatto a porta, eh? Incredibile Cervi, salvatore della patria! Incredibile, ha fatto una cosa meravigliosa, santo Cervi! In difficoltà di dire in corner, ma viene fermato il pallone. Allora Vasquez, con le sue finte. Vediamo se dà un'ultima speranza a Parma di andare verso la porta di Onana. Il cross però è deviato. Lautaro smorza per Dzeko che può far correre Di Marco, ma prima di tutto fischia l'arbitro frontera. I campioni in carica hanno sfiorato il clamoroso prop alla gara d'esordio dell'anno successivo. 0-1 all'87. Poi Lautaro Martinez con deviazione. E la testata.